Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringiluca Tech e come avete potuto capire sia dal titolo che dalla intro faremo il mio primo daily vlog. Ragazzi, probabilmente non riuscirete a vedermi benissimo e magari nemmeno a sentirmi, ma sono ancora in fase di upgrade per quanto riguarda il mondo audio e video, quindi vi chiedo di perdonarmi. Inoltre noi oggi siamo in una zona bellissima di dove abito io, probabilmente qualcuno lo scoprirà e vi invito a scriverlo qui sotto, ma oggi andremo prima in palestra e poi al lavoro e saremo accompagnati tutta la giornata, ovvero al lavoro perché in palestra non potrò utilizzarla, da lei, la Virtual Laser Keyboard, che è stata la più premiata per quanto riguarda il numero di mi piace sul canale YouTube. Perciò andiamo in palestra, noi ci vedremo dopo. Ragazzi, noi siamo appena arrivati in palestra, ma prima di entrare chiamerò la mia ragazza che si è appena svegliata e a prima mattina è davvero uno spasso. Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno. Sei in diretta nel mio primo daily vlog. Non ho capito? Vaffanculo. Ah, grazie amore. Avete sentito com'è romantica? Ci vediamo dopo in palestra. Ok ragazzi, siamo in macchina, ho appena terminato l'allenamento e adesso ci dirigiamo verso il lavoro, quindi ci vediamo lì. Oh mio Dio, che casino! Beh, prima di lavorare ci tocca mettere a posto. Peccato. Ok, e dopo aver sistemato non ci tocca che sostituire questa con la nostra protagonista di questo video, la Virtual Laser Keyboard, e scopriamo insieme in una fase lavorativa come funziona. Ragazzi, dopo averci lavorato tutta la mattinata, come appunto potete vedere sto effettuando il rendering proprio di questo video. Io adesso vado a mangiare, ma cosa si mangia oggi? Boh, ve lo dirò più tardi. Ok ragazzi, io ho appena finito il pranzo e adesso siamo in auto, ci ridirigiamo verso casa della mia ragazza, ma prima andiamo a fare un po' di carburante. Come avrete potuto notare ho cambiato auto, siamo a bordo della Opel Astra GTC e quindi ci vediamo dopo. Io sono appena arrivato a casa della mia ragazza, appunto come potete vedere qui al mio fianco, e andremo ad unboxare un pacco che è arrivato a me a casa sua. Quindi proseguiamo con l'unboxing. Diciamo questo è un video nel video. Cos'è? Una lampada di sale dell'Himalaya. Andiamola ad aprire. È rotta. Wow! Bellissima! Ed è anche pesantissima. Precisamente è 2/3 kg. Credo anche 3, diciamo. Sì, è proprio sale. Adesso magari provo ad attaccarla in corrente e vediamo com'è. Ok ragazzi, dopo aver fatto un po' di pulizie ho preso una prolunga, l'ho attaccata in corrente, devo essere sincero non l'ho ancora accesa, quindi andiamo a scoprirla insieme in 3, 2, 1 ed eccola qui. Beh, fa un effetto davvero fantastico e noto che in ogni angolo della lampada, in ogni lato della lampada ha un colore diverso e questo è sicuramente grazie alla quantità di sale che precede appunto la lampadina. Grazie a questa base in legno riesce ad essere stabile su una superficie ed è davvero bella. Magari se vi interessa lasciatemi un commento qui sotto e faremo un video a parte. Ma noi adesso ci andiamo a piazzare davanti a Netflix, magari accompagnati da questa lampada a fianco al televisore, e quindi ci vediamo dopo. Eccoci qui ragazzi, noi abbiamo appena finito il cinema e adesso andiamo a casa a fare la nanna. Ok ragazzi, il mio primo daily vlog finisce qui. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e spero che vi sia piaciuto. Ma prima di chiudere vorrei parlarvi un po' della tastiera, dato che l'ho utilizzata stamattina sul PC al lavoro. Il suo modo di scrittura non è veloce ed intuitiva come una tastiera normale, ma è davvero figa averla lì e poterla utilizzare con la sua luminosità visibile in tutte le condizioni di luce. Ma per un utilizzo prolungato io consiglio una tastiera normale. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video, vi invito a mettere un mi piace qui sotto, a commentare e magari iscrivetevi al canale. Inoltre potete seguirmi per essere aggiornati su tutti i video su Facebook, Instagram e Twitter. Noi ci rivedremo in un prossimo video e quindi ciao!